A te, dottor. All'intertempo Monza 1, Cesena 0. Solo 4.000 spettatori allo stadio Sada per uno dei molti spareggi retrocessione. Dirige il signor Boschi di Parma, che ha provveduto nel primo tempo ad ammonire il cesenate Gabriele per proteste. Il Cesena cambia poco rispetto a domenica scorsa, quando fu sconfitto in casa dal Bari. Escono Cravero e Sanguin, giocano Ceccarelli e Cotroneo. Piccola rivoluzione fra i Brianzoli, il cui allenatore Magni può disporre dei rientranti Spollon, Peroncini, Saini, Pagliari e Dambu. Molti osservatori in tribuna, notati Azeglio Vicini, Mariolino Corso e il direttore sportivo dell'Atalanta Previtali. L'avvio è abbastanza equilibrato e per 10 minuti non succede nulla, ma all'undecimo e dunque a sorpresa i Brianzoli passano in vantaggio. L'azione è promossa da Saini, il servizio in area per Bolis, pronta alla conclusione in diagonale dell'estrema, Rampulla si impappina, la palla è dentro. Il Cesena sfiora il pareggio al 25esimo, Gasperini, terzino sinistro del Monza, serve inavvertitamente Agostini, ma l'ala destra romagnola riesce a sbagliare un gol fatto, spedendo in gradinata a pochi passi da Torresin. Al 32esimo il monzese Ambu si guadagna molti applausi per una bella girata di testa fuori di poco. A 2 minuti dalla conclusione, calcio di punizione per il Cesena, batte Patrizio Sala, un ex di lusso, la palla sorvola però la traversa. Angoli 3-2 per il Cesena, risultato di 1-0 per il Monza quando le squadre stanno facendo adesso il loro rientro in campo. Linea Monza. Qui a Monza il 7° minuto, risultato invariato 1-0, due episodi però da segnalare. Al 4° minuto il Cesena non ha saputo cogliere una buona opportunità per pareggiare, discesa di Leoni, palla per Agostini e servizio filtrante per Gabriele, ma il mezzo sinistro bianconero si allunga la palla e Torresin riesce a salvare in uscita. 1 minuto dopo la traversa dice no al raddoppio per il Monza, Ambu tira ad effetto benissimo dal limite, la palla coglie in pieno il legno trasversale, rimbalza sulla linea, Ambu esultava per la rete, ovviamente non concessa, la difesa cesenate poi libera. Adesso si è esaurita nell'area della difesa del Monza una azione offensiva del Cesena, azione che non ha prodotto alcunché. Risultato all'8° minuto di gioco del secondo tempo, Monza 1, Cesena 0. Sempre 1-0 per il Monza al 17° minuto del secondo tempo, girandola di sostituzioni al 13esimo, Buffoni spedisce in campo l'attaccante Cozzella al posto dell'evanescente Russo ed il centrocampista Angelini in vece di Leoni. E dove c'è soprattutto Salvatore Antibo, che sta conducendo autorevolmente la gara, ormai praticamente ha vinto i 5.000 metri, Salvatore Antibo impegnato a 300 metri. Vogliate scusare? Dopo questa incursione di atletica, sì, esatto. Riprendo da Monza. Ricordo che l'allenatore del Monza Magni ha risposto dalla panchina monzese, ha inserito un mediano Lorini per una punta a Pagliari. Proprio Lorini al 16esimo ha sfiorato il palo con un bel tiro in diagonale sul quale il portiere del Cesena Rampulla pareva battuto. Adesso c'è un calcio di punizione quasi al limite dell'area di rigore in favore del Cesena, in azione Cozzella attendo la conclusione del tiro, barriera piazzata e diretta dall'arbitro Boschi che la fa arretrare. Cozzella prende una brevissima rincorsa, tutto spostato sulla destra, gran tiro, respinto dalla barriera, riprende Cozzella, ancora la difesa del Monza libera. 18esimo minuto di gara, Monza 1, Cesena 0. A te Monza. Qui Monza, stadio Sada, Monza ancora in vantaggio per 1-0 sul Cesena al 26esimo della ripresa. Monza ancora in attacco al 20esimo, bella azione del solito Bolis, perfetto il suo centro a rientrare raso terra, mentre adesso l'arbitro signor Boschi di Parma concede un calcio di rigore in favore del Cesena, che ha dunque l'opportunità di pervenire al pareggio. L'azione è stata abbastanza lineare, c'è stato un fallo, mi è parso, sul numero 7 del Cesena Agostini, un contatto da parte del terzino Saltarelli, azione comunque tutta da rivedere e da verificare. Calcio di rigore, ho l'impressione che sia il portiere Rampulla a calciare la palla dal dischetto, quindi Rampulla, portiere del Cesena, contro Torresin, portiere del Monza. Siamo giunti al 27esimo minuto e 20 secondi nel corso del secondo tempo, direi di tenere la linea per osservare questa esecuzione dal dischetto. Qualche protesta da parte dei giocatori e dei sostenitori del Monza, probabilmente si è trattato però di un fallo di mano da parte del terzino destro Saltarelli in azione e in contatto con Agostini. Il signor Boschi di Parma non ha avuto esitazione, ha comandato dunque il calcio di rigore. È pronto a battere Rampulla, portiere del Cesena, contro Torresin, portiere del Monza. Parte Rampulla di destro, la parata del collega Torresin, giornata indubbiamente negativa per Rampulla, che ha sulla coscienza il gol del vantaggio monzese segnato all'undecimo del primo tempo di Bolis, e adesso ha fallito il calcio di rigore parato dal portiere del Monza Torresin al 28esimo minuto del secondo tempo. Quindi Monza ancora in vantaggio per 1-0 sul Cesena dopo il rigore sciupato dal portiere Rampulla. Linea dottor. Nessuna novità qui da Monza, dove i locali sono sempre in vantaggio per 1-0 al 34esimo del secondo tempo. Come descritto in diretta, Rampulla ha sciupato un calcio di rigore concesso al 28esimo per fallo di mano di Saltarelli. Complimenti a Torresin, che ha bloccato il penalty battuto dal portiere del
Cesena di piatto destro sulla destra appunto di Torresin. Si tratta del terzo rigore sventato dal portiere monzese in questo campionato. Ricordo al 23esimo il tecnico Magni ha sostituito per il Monza il centrocampista Saini, mentre c'è adesso una conclusione di Gabriele fuori. Dicevo che Magni ha sostituito il centrocampista Saini con l'aitante difensore Fontanini per potenziare ulteriormente la sua retroguardia. 10 minuti alla conclusione dell'incontro, Monza 1, Cesena 0. Qui a Monza mancano 2 minuti alla conclusione dell'incontro, sempre Monza in vantaggio per 1-0 sul Cesena grazie al gol realizzato all'undecimo dal numero 7 monzese Bolis. Poco fa l'arbitro Boschi di Parma ha ammonito Patrizio Sala proprio per un fallo ai danni di Bolis. Catania dunque che si riporta in parità, Pisa 1, Catania 1, a te la linea. Attenzione, interviene anche Monza, si è concluso l'incontro, Monza batte Cesena 1-0, linea Trieste. Vai pure Emanuele Dotto. La sfida fra Monza e Cesena è stata risolta dai portieri. Rampulla, estremo difensore del Cesena, è stato il protagonista assoluto del delincato incontro del Sada. All'undecimo del primo tempo è apparso indeciso e impacciato in occasione del tiro in diagonale dell'ala destra monzese Bolis, che ha regalato alla squadra di casa il gol del successo. Al 28esimo della ripresa, sempre Rampulla si è fatto parare dal collega avversario Torresin, un calcio di rigore concesso dal signor Boschi di Parma per un netto fallo di mano di Saltarelli, terzino destro della squadra locale. Debole e quasi centrale la conclusione di Rampulla, facile la parata a terra di Torresin. Il Monza ha meritato il successo e mette nel conto delle azioni anche una traversa colpita da Ambu con un bel tiro ad effetto dal limite esattamente al quinto della ripresa. Calci d'angolo 4-4, ha diretto ottimamente come già detto Boschi, che ha ammonito il monzese Bolis e i cesenati Gabriele e Patrizio Sala. Ripeto il risultato del Sada, Monza batte Cesena 1-0, cedo la linea a Forma. E qui è Perugia, il Perugia doveva vincere per continuare a sperare ancora nella promozione, ce l'ha fatta, è una vittoria tutto sommato meritata.